Da oggi si presenta la carta dei servizi per la refezione scolastica. In che cosa consiste? La carta dei servizi è uno strumento per la politica della qualità che abbiamo realizzato proprio nell'ottica di intervenire su quelle criticità riscontrate nel servizio di refezione. Oggi presentiamo il portale che le sintetizza e che è anche l'interfaccia che abbiamo costruito proprio per consentire all'utenza di avere tutte quelle informazioni relative al servizio. Qual è il ruolo dell'ASP in questa vicenda? Beh, insomma, permettetemi intanto di esprimere la mia soddisfazione perché ormai è diventata una quotidianità, un'abitudine quasi quella di collaborare con il Comune di Siracusa. Stanno portando avanti iniziative veramente meravigliose a tutti i livelli, questa è una delle tante, mi permetto di dire. Sono ambiziosi, lo si vede, anche perché poi ci sono le realizzazioni. L'ASP è al loro fianco ovviamente perché tutta la parte relativa al nutrizionista che deve predisporre le diete, a tutta l'attività di controllo, di verifica eccetera, è svolta in assoluta sinergia. Siamo veramente orgogliosi oggi di presentare questo tipo di realizzazione che è veramente il frutto di un lavoro importante che si è svolto nei mesi precedenti, quindi oggi la soddisfazione è massima e credo che anche la collettività possa essere contenta di una proposizione di questo tipo, perché si unisce qualità anche, mi permetto di dire, a facilità di approccio, perché il fatto di avere online le diete, la possibilità di modificarle, la possibilità di avere diete personalizzate in funzione anche degli aspetti religiosi o di salute, penso alla celiachia per esempio, ma anche la possibilità di avere diete predisposte sul bisogno reale. Ci sono addirittura predisposizioni di diete in bianco per esempio per chi abbia necessità anche temporanee di utilizzare pasti diversi. Tutto questo attiene proprio alla qualità di un servizio in cui ho visto come addirittura il Comune abbia prefigurato una carta dei servizi rispetto a questa cosa, il che, come dire, chiude il cerchio rispetto a una qualità che è sotto gli occhi di tutti. La refezione scolastica, assessore, invece partirà da lunedì, così come il trasporto scolastico, in proroga. Sì, ci siamo riusciti, quest'anno anticipiamo la partenza della refezione quasi in concomitanza con come era stato promesso alla scuola. Partiamo in proroga, ma con tutte queste novità che oggi presenteremo, seguiremo da vicino, già lunedì saremo presenti nelle scuole proprio per verificare effettivamente il servizio come sta andando con gli aggiustamenti che abbiamo apportato. Con un ruolo importante anche per quanto riguarda i genitori stavolta. Sì, questa volta i genitori sono veramente i protagonisti, lo sono stati già in questa fase di programmazione perché il portale è anche il risultato di tutta una serie di incontri che sono stati fatti con i presidenti dei consigli di istituti che rappresentano appunto i genitori e con le commissioni mensa che sono appunto degli organi di controllo e monitoraggio che saranno costituiti per la maggior parte proprio dai genitori che avranno l'onere di partecipare e di contribuire proprio monitorando il servizio con dei questionari che hanno degli indicatori specifici di controllo del servizio stesso.